Oggi parleremo di Michelangelo Buonarroti, uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Nasce a Caprese, in provincia d'Arezzo, da una famiglia nobile fiorentina. Ricordiamo nel suo percorso di studi la bottega di Domenico Ghirlandaio e i giardini di San Marco, l'accademia istituita da Lorenzo il Magnifico. Fin dal 400 l'artista era considerato un artigiano. Ed è proprio con Michelangelo che avvenne un cambiamento. L'artista divenne infatti famosissimo e ricercato dalle figure più importanti dell'epoca. Michelangelo arrivò ad un punto di realizzare opere senza un preciso committente, destinate ad essere vendute a chi ne fosse interessato. Ora passiamo all'aneddoto, secondo il quale Michelangelo, fin da piccolo, avrebbe ciucciato latte marmo. Questo perché era stato accudito dalla moglie di uno scalpellino di Settignano, nella cui casa c'era polvere di marmo ovunque. E la leggenda narra che questo latte marmo, ingerito e respirato fin da piccolo, l'ha fatto diventare un grande scultore. È vero o è una leggenda? Ve lo chiedo a voi. Vi aspetto al prossimo aneddoto nei confronti della storia dell'arte.